Questo video è offerto da dire che la vittoria per il Benevento è essenziale per tenere la corsa sulla Salernitana. Sì, è una vittoria fondamentale contro una squadra fortissima, secondo me, perché è una squadra molto forte. Quindi è venuta praticamente una partita strana, perché dal primo tempo siamo stati praticamente messi sotto dal primo fino al 40esimo, 45esimo il primo tempo da un'ottima Juve Stabia. Poi il secondo tempo loro, secondo me, sono calati un po' fisicamente, magari mentalmente, hanno concesso due situazioni che noi abbiamo sfruttato benissimo. E stiamo parlando, ecco, di una vittoria fondamentale, ripeto, in trasferta contro una squadra fortissima. E non so quante squadre vengono qui a fare punti. Però è la prima che vince qui al Mendy, quindi questo a testimoniare le tue parole. Scusate, ma però ecco, è difficile venire a vincere in questo campo. Anche in B, quando sono venuto qui, era sempre difficile, nonostante magari la classifica che fosse più o meno bella. Quindi è una dedica particolare per i due gol? Sì, tre dediche, come ripeto. La prima è il presidente che ci ha mandato gli auguri, cioè ci ha mandato un in bocca al lupo, che è molto lontano, lui è fuori, quindi gli dedichiamo questa vittoria perché è veramente uno di noi. E poi ripeto a mia madre, che non è mai venuta a vedere la partita, oggi doveva venire, è venuta con mio padre, quindi gli dedico il gol. Poi mio figlio, che ieri sera non è stato tanto bene, quindi speriamo che domani, dato che domani deve venire a Benevento, gli dedico questo gol. Una dedica la merita anche un po' Mazzeo, ecco, ti ha dato due palle stupende. Non ne potevo dire 4-5, però è un giocatore con cui io ci ho giocato tutto l'anno, abbiamo vinto un campionato, però lì davanti siamo in tre, quindi ci giochiamo il posto ogni settimana, poi gioca uno, gioca l'altro. Poi è normale che se Fabio entra 20 minuti, mezz'ora e fa quelle giocate, è un giocatore che non hanno altre squadre, quindi complimenti a lui e complimenti a tutta la squadra. Ecco, è anche un tecnico il vostro che non tutti lo hanno, perché ha spaccato la partita proprio con l'ingresso di Mazzeo in un momento difficile. Si può dire che tu sino a quel momento non avevi avuto occasioni? No, quello è vero, però certo sta anche al tecnico comunque fare quelle valutazioni a partita in corso, quindi è stato bravo nel mettere dentro un giocatore che comunque, togliendo Alessandro, non è che aveva demeritato, però è normale che in quel momento si fanno delle scelte. È stata una scelta comunque indovinata, perché Fabio era in vena, insomma.